Ok, quindi dico di startare. Sì, va bene. Dunque, va bene. User left your channel. Sta anche questo, se non sono Smurf, sembra abbastanza squilibrato, come così a colpo Madonna. d'occhio, eh. Quindi, ragazzi, non flammate gli streamer. Bene ragazzi, Brown commenterà con noi, intanto che Montone è assente per problemi tecnici. Allora, adesso qui vi devo dire i team. Dunque, un attimo solo, guardiamo assieme prima. I team sono gli Impulsive Esatro contro i BPM. Benissimo, torniamo a noi. Quindi Impulsive squadra blu, BPM squadra rossa. Vediamo i ban. Braum, User Zwayne, joined your Syndra, channel. Azir, Maokai, Rek'Sai, Katarina. No, Maokai non lo vedo comunque. Morgana, Rek'Sai, Katarina. Vedi, sei sveglio allora. Almeno so leggere, non saprò il gioco, ma so leggere. Niente, particolari questi ban, soprattutto su... Vabbè, più che altro no, Zwayne, solo Zwayne, dai, si vede che hanno... Sono scary per un eventuale team comp avversario, semplicemente come tutti questi tornei di alto livello. Che sono informati sui giocatori avversari, quindi sanno che qualcuno di loro è main Zwayne e l'hanno bannato. Ancora con l'errore lì. Niente, per il resto Syndra un ban che ci può stare, per il boost, l'assassino e tutto. Azir è un altro champion che in questo momento la gente sta un po' comunque imparando a giocarlo. Hanno capito il suo potenziale, fa veramente tanti danni, è un hyper carry da mid game, alcuni lo identificano così, che inizia a diventare hyper carry già dal mid game. E niente, Morgana come sempre, Rek'Sai e Katarina, ok. Passiamo ai pick, Jarvan jungler, solido pick, classico da team ranked. Bottom lane con Lucian e Braum. Veramente una combo fortissima, si procca agevolmente la passiva di Braum con la passiva di Lucian. Quindi stun, no, una volta era stun istantaneo, adesso col nerf di Lucian comunque arriva un po' più in ritardo. Draven, Leona bottom lane, altra lane molto aggressiva, molto buona, molto forti. Rammus jungler, non si vede da un bel po' di tempo, un jungler che è il main praticamente di Braum qui a fianco a me. Niente, quindi per ora team è molto tankoso tra Rammus e Leona, poi vediamo una Emerdinger, signori, molto divertente. Una LeBlanc mid, quindi Aimer contro LeBlanc. Vediamo il last pick degli Impulsive. Irelia, altro ban che dovrebbe essere fatto secondo me in questo periodo. Mamma mia, che team scary. Irelia, Jarvan, LeBlanc, Braum, Lucian. E ultimo ban, Riven. Ultimo pick Riven per il team dei BPM. Quindi Riven top, Aimer mid in teoria. Riven contro Irelia. Sicuramente vedrà Riven favorita early game, i primi livelli insomma, e per andare più verso dopo il livello 7-8 vedere favorita Irelia è sicuramente un late game a parità di kill e skill. Poi chiaro, se una delle due prende una kill, snowballa meglio dell'altra, come spesso accade, specialmente in top lane. Salutiamo intanto i viewers nuovi, i vecchi che ci seguono, che sono appena arrivati, tutti quanti. Niente, 30 secondi all'inizio del game.
Dopo dovremo aspettare i soliti 3 minuti di pausa, di tassa della Riot. Ah, qua volevo spammare il mio link. Ma tanto vedo che lo stanno già spammando, quindi no problem. Lo rispammo lo stesso. Adesso farò come prima, come sempre, lo straw poll. Grazie a Bip98 per il follower. Ecco, siamo partiti 3 minuti, quindi ragazzi stanno già cominciando. E niente, facciamo partire lo straw poll. Vabbè, c'è ancora tempo, 2 minuti. Ci sono dei premi, come no, è ufficiale Riot questo torneo. Potete vedere Red Spice, grazie per il follower. Come vi ha linkato la nostra moderatrice super efficiente Ginger Sara, il link del torneo con i premi e quant'altro. Magilane, ben arrivato. Grazie per il follower. Grazie a Imtene. Nakamura vince una skin per aver indovinato il motivo del follower. Temef con noi. Grazie a tutti per i follower. Tanto che aspettiamo che il game parta. Allora, via con lo straw poll. Sir Balance. Allora, chi vincerà questa partita di prima? I risultati ovviamente sono stati affidabili, certi. Non ditemi che mi è saltata di nuovo la connessione, no? 23-3 schiacciante, soltanto perché avevo spoilerato il livello, qui che non sapete il livello. Vediamo se indovinate lo stesso, allora. Chi vincerà? Allora, Impulsive. Ciao Gizzi. Grazie a Peppe Master. Sì, sono Trevor, uscito da un videogioco. Impulsive. Squadra blu e i BPM squadra. Però se volete farci sapere le vostre impressioni sul match, scrivete pure in chat, vi seguiamo. Troppo Montone è assentato, quindi avrete il commento tecnico di Braum qui a fianco a me. Ok, e non va. Ok, grazie a Surrenderal per i follower. Non so perché non va più la musica. Tizio a caso. Grazie a un tizio a caso. Il vostro parere. Salutiamo Vegeta. Qui mi partono robe a caso. Oddio, esplode tutto. Niente, il game è in fase di caricamento. Qui purtroppo mi si è buggato quella roba lì. Niente, ricordo a tutti che la pagina dello streamer in questione siamo noi tre. Io, Brown, tizio accanto e Ginger Sara, moderatrice. Ogni 50 mi piace sarà uno streamer tenuto esclusivamente da Ginger Sara. Questo è il link di Montone, streamer, esperto massimo della bottom lane e non solo, commento tecnico. Questo qui è la sua pagina, Montone Community Gaming. E questo invece è il link del sito del torneo ufficiale. Approvato Riot, premi in soldi, RP e skin rare offerte dalla Riot. Ben arrivato Egiti. Fra quanto inizia? Vediamo subito. Siamo quasi. Tizio accanto Brown. Conosciuto per la caratteristica pettinatura.
alla Nazis. Eccentrica. Per scelta, questo taglio. Scelta. Tutti si fanno la cresta, io mi faccio la cresta, al contrario. Mi piace così. Qui Montoni. Non vedo il problema. Non vuole arrivare. Tanto sono pieno di donne, quindi. Se hai vinto davvero una skin? No, mi spiace, ti ho trollato. Così imparate a trollare sempre gli streamer, per una volta lo streamer ha trollato un viewer, mi spiace, è stato il prescelto. No, comunque state sintonizzati, seriamente sulla pagina Facebook organizziamo spesso giveaway di skin, seriamente, come vuoi, di skin o di altro, insomma, anche coaching. Signori, è partito il game. Si inizia. Allora, fatemi sistemare i team. Ah, che sfiga. Allora, ok. Allora, aspettate un attimo. Mette regia in diretta, siamo un po' corto di personale. Va bene così. Ok, il game è partito. Ah, devo aggiornare anche il titolo. No. Arrivo, qui a me mi trolla Twitch. A me. Attenzione, invade. E l'azione che rischia basta di un last hit flash in night first blood. Detto anche per gli amanti del genere, non lo diciamo. Quindi First Blood per LeBlanc, caspita, già una kill di vantaggio. Sicuramente saprà fruttarla a dovere. Farla fruttare, magari. Farla fruttata. Sistemiamo i ruoli, benissimo. Una kill di vantaggio per LeBlanc. Arrivo un attimo solo, cronaca te, intanto che qui mi si scollega Twitch. Che caspita c'è qua? Un attimo che ho dei problemi qua con Twitch che mi trolla. Vabbè, vediamo di fare entrambe le cose contemporaneamente. Niente, bot abbastanza tranquillo. Gli impulsi che fanno livello 2 per primi. E ora anche i BPM. Top lane, vediamo, attenzione. Una Riven startata di Doran Shield. Quindi partenza molto safe. Addirittura una Riven con Doran Shield e Teleport. Non mi piace molto. Attenzione, gank di Jarvan. Riven si salva.
frattempo qui è tutto tranquillo, la situazione si ferma più o meno in tranquillità. Purtroppo la telecamera. Attenzione, i danni di Eimer. Cavano due terzi di vita LeBlanc. I danni delle torrette di questo champion abbastanza cancer. Intanto bottom lane. Uno scambio di colpi. Quasi in parità. Sì, anche secondo me Merdinger è un champion abbastanza retard, molto difficile giocarci contro, specialmente se non si ha dimestichezza. Tanto uno scambio bot, Leona ingaggia, però scappa, rischia Draven. Se Proc muore, attenzione Ial, buonissimo bite! Flash Ial di nuovo, Proc! Mamma mia, bella questa azione, signori. Bella questa azione. Braum è quello che ha più vita. Infatti vedete com'è in forma. Ah no, c'è la webcam spenta, peccato. Anche Riven, situazione di parità. Braum, baita gli avversari, baita! Orca miseria, disconnessione di Leona. Sarebbe partire una pausa, vediamo. La situazione momentanea sarebbe un peccato, caspita. Qui purtroppo, senza il support, avrebbe dovuto mettere in pausa. Nel frattempo Irelia raggiunge livello 6, prima di Riven non riesce a scappare, crepa, flash di Jarvan. Da notare anche il farm di Irelia contro Riven, già outfarmata, doppio di farm. Adesso sarà molto dura per Riven. Vediamo la chat, non ho neanche la chat del game, non me la fa vedere. C'è anche Vaniali in game. Chi è Vaniali? Ecco la pausa, un po' in ritardo, però necessaria. Peccato, perché se lo mettevano in pausa prima, forse Draven non sarebbe morto. È arrivata la pausa tanto attesa. Purtroppo qui oggi mi si bugga il mondo, l'universo attorno a me. Non riesco neanche più a mettere la chat qua, un macello. Niente, non ho ancora visto una gank di Rammus. Bravo, cosa ne pensi di questo champion? Dovrebbe gankare spesso, e in realtà chi lo conosci bene sei praticamente il suo rappresentante. Facci sentire un po' i tuoi pareri. Il mio parere è che non so come si comporti con la nuova giungla Rammus, quindi non so a che livello sarebbe giusto una sua gank. Ti do un aiuto, fa un po' di fatica però come la maggior parte dei jungler, però d'altra parte se non sfrutti il potenziale di Rammus, che comunque puoi gankare già da livello 2 per dire. Normalmente io gankavo a livello 3, appena raggiungevo il livello 3, se c'erano le condizioni giuste. Venial è uno degli Impulsive, se non mi sbaglio. Purtroppo no, i giocatori degli Impulsive sono Apo, Pac, Darks, Legionarius e Impulsive Chaos. Che castare. Quindi si sta aspettando che si riconnetta... Sì, stiamo aspettando, purtroppo non vediamo neanche la chat del game, è tutto un po' buggato. Si prova a rientrare? No, assolutamente, no, non si vede mica niente. Massimo
se hanno qualcosa da dirmi me lo comunicano qui su TS, vediamo se mi hanno scritto. Non mi hanno detto niente. Potrei infiltrarmi nel team di qualcuno, ma non voglio fare ulteriori danni. Tanto questione di tempo sicuramente. Dopo il primo giro, anche con Rammus, sì, giusto, ecco, si riprende il game. 3, 2, 1, via. Anche perché ha un ottimo potenziale di gank, Rammus. Cioè, livello 3, se l'avversario non ha un escape sicuro o non flasha, è kill certa. Ritornerà Leona. Ah, è brutto però in un torneo, peccato anche questo livello che ci siano degli AFK. Cioè sicuramente è un Poi top e problema. mid comunque erano già in vantaggio. Molto strano però la prevalenza del farm di LeBlanc 51 CS contro i 41 di Aimer, quando Aimer è uno dei champion che farmano meglio in assoluto del gioco, specialmente early game, grazie alle torrette che pushano e farmano tutto loro. Intanto, incredibile, una kill di Lucian su... Ah no, Lucian su Draven. Credevo Draven su Lucian. Cioè, purtroppo è abbandonato al suo destino, Draven. In questo caso il jungler dovrebbe aiutare o aiutare bot o continuare a farla jungler. Frattempo top. Attenzione, attenzione, spacciata Spacciata Riven... river che Attenzione, si lascia attenzione, le penne, flash. nonostante il flash. Niente, in questo caso dovrebbe ricollegarsi Leon, cioè siamo in un torneo serio e dovrebbero arrivare. Altrimenti in una Questione, situazione... fa fatica a fare gli uccellini ed è costretto a scappare. Niente, una soluzione di solo queue in cui uno della bottom lane va da AFK nel caso del support. Ah, niente. Fate che se Jungler va bot, dopo rimane indietro di giungla e non ganka le altre lane. Quindi, secondo me, la cosa migliore è che quello che rimane da solo bot stia più safe possibile e pensa a non morire. Intanto, vediamo il primo drago 5-0 per la squadra degli Impulsive. Sta 5 prendendo in contro largo la 4. squadra blu. Trade di Riven va male. Che già sarebbe stata in vantaggio top e mid e lo è bot anche grazie alla Afk Oh, Leona. Che si muove Leona, signori. però è tornata. Tornata a livello 4 contro livello 6 e 7 di Lucian. Chissà se il vantaggio che ha preso la squadra blu sarà ormai decisivo. Sembra di sì, ma soprattutto per la differenza di skill. Attenzione, finalmente gank di Rammus, signori. Viene Rammus usato anche lo pianca, Irelia smite. cava danni pesanti, Attenzione. riesce a uccidere Riven. Vediamo Addirittura se prova costringe la i Jungler al double. flash. LeBlanc Roma e si fa la kill su Rammus. Altro 8-0. vantaggio ulteriore per la squadra blu, che incrementa la differenza di gold di 5.000, 6.000 ora. LeBlanc avrà un po' di oro da spendere e recalla mentre Irelia si fa la torre top. Partenza un po' difensiva come summoner da parte di Riven e anche come item. Sì, come abbiamo detto prima, no, come item va per una brutalize. Il problema è che è troppo indietro rispetto a Irelia. E poi non saprei. Una Riven giocata difensiva non è una Riven, non esprime il suo potenziale. Che poi, per amor di Dio, non è giocata difensiva. Semplicemente critichiamo una scelta del,
del Doran Shield e del Teleport. Ormai, guardate, livello 7 Riven, 10 Irelia. Arriva Rammus, livello 5, se ganka è double kill per Irelia, ragazzi. Oh mamma mia, E qui ci scappa la ho kill da parte di paura! Irelia che deleta Rammus con una mini rotation. Mamma mia! Tempo Adesso il guardando red buff su Irelia. Ah, e per Riven Riven. si fa nera la situazione. Mentre bot sembrano voler portarsi a casa una torre, ma non ci riescono. Anche mid in difficoltà, bene o male. Abbiamo visto prima un flash di un'azione di LeBlanc su Aimer. I danni che ha già LeBlanc. Due kill. 3 Doran's Ring e un libro. Ingaggio di Leona che scappa immediatamente. In questo caso io se fossi in Riven non pusherei la lane, cioè farmerei, cioè la stitterei e basta in modo da frizzare la lane in quella posizione e recuperare un po' di farm. C'è Attenzione un all-in, Jarvan, il 3v2 bot, Jarvan su dive di Riven. Braum. E ora dive da parte di Lucian che si fa la kill su Leona. Tutti a zero Mentre di Jarvan vita. dalle retrovie Gran giocata degli Impulsive, veramente gran porta a giocata. casa anche lui una kill su Draven. Aver detto che almeno una kill avrebbero fatta i BPM, invece già 11 a 0. Questo game non sa da fare. Catena sul minion. Il blu per Lucian, Ma ormai kill. qualsiasi lane viene disintegrata dai blu. Questo Rammus pazzerello. Che non considera il burst di una LeBlanc. Nonostante Leona sia stata AFK per qualche minuto, Rammus indietrissimo, livello 6. possiamo pensare che comunque sarebbe stato lo stesso il vantaggio da parte della squadra blu. Mentre Irelia vaporizza Riven per un 13-0 che non lascia speranze al team rosso. Questo game è duro da recuperare. Differenza di 10.000 di gold al minuto 14, è tantissimo, ragazzi, però mai dire mai. E come si intitola il torneo in questione? Never surrender. Cosa ne pensi di questa affermazione? Dovrebbe essere il motto di ogni giocatore: mai arrendersi, mai surrendare, crederci fino all'ultimo in ogni game. Il titolo reale dovrebbe essere che l'agonia duri fino a che qualcuno non si suicida con un cappio. Buonasera a tutti, sono tornato finalmente. Ciao Eccoti Montone. qua. Oh, grandissimo Braum, ripeto tra di noi. Ho dato qualche consigli tecnici intanto, mentre eri via. Eh sì, purtroppo mi devo scusare con tutti voi che non ho potuto purtroppo arrivare primo. Frattempo Leona un'orgia e perisce in agilità. Leona purtroppo si ritrova in mezzo, non ha molta scelta. Mucchio selvaggio. Impulsive addirittura 14-0, incredibile, c'è cioè un altro enorme vantaggio. Secondo drago adesso. Siamo due draghi, tre torri e la squadra blu praticamente sta dominando. È incredibile.
Voi che eravate presenti, quali sono stati gli errori che hanno determinato lo snowball iniziale? No, purtroppo c'è stata Leon Afk, inutile, la pausa è arrivata 3 minuti dopo l'Afk, E continuato a poi stare Afk. Irelia Top si è trovata contro una Riven che ha startato col Doran Shield e col Teleport, non è riuscita a usare la sua aggressività. Oh mamma mia, questo Rammus! Non riescono a uccidere Lucian, non hanno danno. Draven troppo indietro. Colpiti in pieno Lucian però. No, no. Niente. E LeBlanc arriva a portare la bomba atomica sul gruppo. Nel frattempo Irelia che ha Irelia devastato il Rammus si e contro diva. Riven non può far nulla, tutte le skill in cooldown. Attenzione, un pupazzo di neve sta per essere sciolto. E Irelia continua a bloccare ogni avanzata, sono così Flash pericolosa. Insect. Bloccano il Attenzione, un Gatling, insetto. Bellissima questa azione di Si Riven. Attenzione. salva. Incredibile. Ulti di Draven Riven a per. sorpresa. Come dicevo prima, Riven a sorpresa riesce a bloccare le branche sotto la torre. E siccome i danni non erano sufficienti, è riuscita a raggiungerla con la R, colpendola con la massima distanza. Giocata pro di Riven. Prima kill per i BPM. Questo te dà già un vantaggio in gold per Riven, dato che ha procurato lo shutdown. Sono un po' confuso sul nome di Draven, avevo letto male. Intanto Irelia continua il seguimento contro Riven, che è già arrivato Non c'è in... speranza per lei, non c'è speranza. Troppo indietro. Esattamente il doppio del farm di E tre Riven. livelli sopra, soprattutto. Non stiamo neanche a guardare il gold individuale perché è veramente notevole. Flash di Rammus. Mamma ragazzi, Irelia bannate, cioè veramente. Vince da sola il Quarta game. torre distrutta in mid lane. Eh sì. 4 torri a O 0. comunque, se si vuole giocare magari difensivo top, ci sono pick migliori di Riven, credo. Riven è pensato per essere sì un top aggressivo. Non c'è molto da fare. Giustamente se ritrova un personaggio come Irelia che è in grado di gestire benissimo qualsiasi genere di danni. Irelia è una Potrebbe pensare di divinità risolvere la disarmo ormai. di ognuno. Arriva Rammus a dare Invece però supporto, anche ma. di conquistare anche la top lane. Si Potrebbe preparano bloccare sulla torre all'assedio. per mitigare un po' i danni da poke. La Riven viene presa in preposizione, Braum si butta in mezzo, Ultimate. Riescono a Shutdown! bloccare la maggior parte dei danni grazie a Braum. Nel frattempo una ulti di Molto Draven bene che da aveva parte di visto Riven. l'erba un po' troppo alta, ha deciso di fare un prato inglese. Jarvan Tutti già. mettono pressione sia nella top che nella bottom lane. Jarvan indisturbato si fa l'inhibitor ai due allora. Vediamo se verrà interrotto. Però intanto è morta Irelia. Però ci muore Jarvan, E non riesce a attenzione, so portare a casa. close, so Ha commesso close. un errore Jarvan. Ha usato inversamente il Cataclysm. Camus che tenta di inseguire Lucian, ma troppo distante, non può fare nulla. Dello stupro.
21 minuti di gioco e siamo 23 kill per la squadra di Impulsive. Vantaggio di 16.000 gold. Purtroppo la partita è decisa. De Blanc che praticamente distrugge tutto ciò che tocca e Irelia ha un ottimo output di danni. È stato ciò che non può fare nulla, non ha modo di uscire fuori da loro minaccia. Sì, scusami se mi intrometto, ma ci stanno delle persone che non possono entrare col tizio col telefono. Le persone che? Le persone live là. Hanno col telefonino a guarda Twitch, però non gli dice che stai offline. Lo so. Ad alcune persone succede, non so di cosa sia la colpa. Boh. Ah, ok. Perché sono anche a disinstallare l'applicazione e a ristallarla. Ah. Beh, io provo intanto ad avviarmi dal mio cellulare senza internet, senza il wifi. Vediamo cosa succede. Nel contempo viene guadagnato l'inibitore in top lane e acquistato la torre di mid. Rimangono solamente una sola torre di fronte agli inibitori. Dunque, dall'applicazione ufficiale, almeno per Android, di Twitch, il match si può seguire tranquillamente. Ah, ecco, quindi non è un problema mio. Attenzione qua, i danni da Aven, si salva, zero di vita, fa di tutto e BPM per salvarlo. Ma Irelia devasta il resto del team. Cioè, volevo fare una cosa? Sì? Dato gioco che viene preso un'altra volta fuori posizione, raggiunto dai numerosi gap closing della squadra di Impulsive. Se vi va, Texioia, chi ci sta a guardare, volevo fare una custom i 5 che perdono contro i... perché insomma dobbiamo perdere una mezz'oretta, 40 minuti per il prossimo game. Sì, avevo già una custom contro i 5 che perdono, contro i 5 spettatori che vogliono, che si mettono per prima, insomma. Va bene. Se sono d'accordo, non è un problema, anzi. Bello. Sinceramente. Rossi contro. Sì. Perché ho visto che comunque, perché non sul Reno, magari l'altra gente ci vuole giocare contro, per divertimento, tanto sono miei amici, hanno detto che va bene. Sì, un'ottima idea. E io però a sto punto farei sempre la parte del commentatore, dai. Tanto fa tranquillamente, tanto va bene, no? Una cazzo. Intanto Rima riesce ad aggiungere Lucian cercando il kiting assiduo. E riesce a prendere la kill su Draven, che era stato preso fuori posizione. Incredibile come riescono a gestire situazioni di pressione, anche gli stessi AD Carry. Guadagnata l'ultima torre delle mura a difesa dell'inibitore. Tre inibitori giù, la partita può essere considerata quasi al suo culmine. Ed è così, ora è solo questione di aspettare la fine del game. Niente, dai, io do un po' la colpa sia alla disconnessione sia anche, non metto in dubbio comunque l'abilità della squadra degli Impulsi, sicuramente anche sulla carta erano un po' favoriti, però comunque il retrogusto amaro che quella disconnessione di Leona fondamentale bot, cioè lascia comunque un retrogusto un po' così, non è dovuto quadra kill di Irelia addirittura. Niente, quindi adesso... Quando voglio l'intervista che li sposto, Ah, va bene.
è ufficialmente finita. Vediamo la distruzione del Nexus. Come ricordiamo, complimenti a entrambe le squadre. I Pulsive che sono stati fenomenali. Eh sì, eh. Hanno mostrato una maggiore esperienza di gioco. Niente, allora adesso dai, intervista Lampo, più che altro, più che per intervistare, per salutare, diciamo. You should watch your channel. Vediamo chi è arrivato, no, nessuno. Sì, intervista User has moved Lampo. to your channel. User joined your channel. Ok, qui c'è il capitano di Impulsive. Eccoci qua. Buonasera. User was Buonasera. E qui il PD è il capitano di BPM. Ciao. Sento il mio streaming in sottofondo. Sì, scusate, io. No, mi fa ridere la mia gesta un'altra partita. Niente, ok. Niente, Ok. quindi ben arrivati, qualche commento veloce, un saluto veloce. Niente, complimenti agli Impulsive. Ragazzi, bella a loro che hanno vinto, che ci hanno arato di brutto. No, vabbè, è stata una bella partita, dai. Ho visto un po' Alla fine comunque. purtroppo la differenza d'Elo in queste occasioni Sì, di vabbè, sempre cioè, è così, vedere i è paladino che gioca normale, contro di noi è come è vedere Kung Fu Panda, non so, contro Goku, cioè, cosa c'è? normale. Beh, guardate che l'Elo non conta fino a un certo punto, cioè ci sono dei team che singolarmente sono di Elo basso, però sono molto affiatati tra di loro, eccetera, che giocano assieme, che possono battere anche team che singolarmente sono magari User joined your neoformati channel. e sono di Elo Sì, più sì. grosso. Ovviamente non è questo il caso, Su questo però. posso essere d'accordo, cioè movimenti di team comunque possono essere più importanti User was rispetto moved all'Elo out of your singolo, channel. però comunque l'Elo in User solo left più your è channel. importante ed è quello che determina la skill del player, specialmente in laning phase. Dopo la laning phase i movimenti di team sono importantissimi, però se c'è tanta differenza d'Elo lo si vede già dai primi minuti. Io avrei una domanda per Apocalypse. Le vostre Dimmi. scelte di banna a cosa sono dovute? Allora, abbiamo bannato semplicemente quei champion che ci piacciono giocare contro meno, in genere, quelli che banniamo anche i ranked team. Quindi Perché diciamo top solamente dei laner personaggi che non nostro. avete trovato, non vi trovate mai comodo contro, quindi. No, sì, noi banniamo sempre quei champion. Azir su sta patch è abbastanza sbilanciato, secondo noi. Syndra pure un buon pick, e Swain il top laner nostro lo odia, quindi Giusto. è un Invece ban un per po' PD? insolito, però. Non ho capito, Cosa? scusa. Il motivo per cui avete fatto quei ban? No, sì, per lo stesso motivo, comunque sia sono sempre che trovarci contro, cioè no, non ci rendono la vita facile, quindi Quindi non mandiamo è perché non funziona questo vostro team composition, è solo perché sono dei champion che sono un po' ingestibili. lì. Sì, Molto secondo me sì. bene. Teo, che ne pensi? Di cosa? Riguardo I ban. i ban. Ah, Riguardo i ban che hanno causato nel sì. Select. User joined your channel. Ma dei ban, io li avevo commentati, classificati come dei ban abbastanza classici comunque. C'era Sì. Swain? Sì, Swain. Swain è l'unico che magari un po' più Anche un po' particolare rispetto solito. agli altri, però può essere, cioè, Swain è un champion forte, cioè se uno sa giocare Swain, dopo qui. Ah, vabbè, diciamo che noi lo diamo proprio, sarà tanco Swain, quindi Allora ci può stare. Poi di solito se. anche perché io parlo per esperienze solo Q, vedo molte volte bannato Gnar in top lane, Swain è capita raramente, infatti mi ha messo un po' di curiosità. Gnar è un bel pick, però a mio avviso deve essere masterato proprio, masterato, 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 e vedendo che il top laner loro non era un main Gnar, lo abbiamo bannato, quindi. Mi pare giusto. Ma voi avete sempre, comunque, sempre di imporre un ritmo pressione su tutta la mappa, oppure perché studiate la prima fase di gioco? Noi puntiamo molto sull'early game per quanto ci riguarda, laning phase è quello su cui puntiamo molto. Stiamo lavorando anche ranked team per provare a trovare una sinergia per il mid late game, però per adesso laning phase è il nostro momento forte, diciamo. Bene, bene, bene. Bene ragazzi, grazie per il saluto. Infatti Adesso picchiamo anche penso. champion abbastanza da early game.
Allora, io aspettato creo la custom. Ti ci Esatto. stai tanto, non insieme al team Sì, tuo. sì, sì, sì. Pensavo Perché l'altro appunto di giocatore non ha avuto fare problemi. una custom tra il team dei User joined your BPM, channel. dato che è stato un po' un game un po' lampo, poi quel retrogusto lì della disconnessione, eccetera. Pensavamo di fare comunque una custom, intanto nell'attesa Comunque dell'ultimo volevo dire una game. cosa urgente, scusate che cioè, dalla chat hanno detto che abbiamo tryhardato, però cioè, non è No. così ragazzi, noi abbiamo giocato normalmente, cioè un 4 contro 5, non è colpa nostra. No, Noi no. abbiamo anche dato l'opportunità di posare, dalla chat abbiamo detto che abbiamo tryhardato, non abbiamo dato opportunità di gioco, non No, ma so questo d'accordo. no, per chi ha del buon senso si capiva comunque, non, neanche da spiegare certe cose. User joined Abbiamo your giocato channel. come avremmo giocato Sì, in modo normalmente. normale, sì. Comunque, guarda, se posso, colgo l'occasione per salutare un po' il manager del team, che è Pippo L, un grandissimo lavoro. Va bene, va bene. Pippo Niente, allora, tutti pronti per la custom? L. Allora, PD, io sotto che tanto te spiego. Sì. User left your channel. User Vengo. was moved out of your channel. Ok. Ok, ciao a tutti, dimmi pure. Ah no, devo venire sotto io, ok. Ma sto qual è la password qua? User left your channel. E qui ci abbandonano. Error. Hanno detto vieni sotto, ma c'è la password, boh, Forse sarà la stessa, proviamo. Non credo, vabbè. No, ho già provato. ma. No, proprio no. E aspetteremo l'arrivo suo, in Error. maniera che noi ci resteremo qua sul canale dei commentatori. E va bene, qui niente del game, c'è poco a dire. Allora, viewers cari, preparatevi. Come selezioniamo i viewer? I viewer, niente, i più veloci che scriveranno la password avranno accesso alla User joined your custom channel. con Te i team. giochi, Xiai? Dico, Sì? te giochi? Ah, no, no, faccio giocare già che ci sono solo 5 posti liberi, faccio giocare i Facciamo viewers. giocare direttamente tutti Partecipiamo col cazzo loro. dai commentatori, Sì, come sì. sempre. Ok, dai, poi quando è facciamo una 5 contro 5, noi contro altri 5, dai, Sì. altri noi staff contro altri 5, dai. Va bene, va bene. Se mi vuoi mandare la password della custom È qui. sempre la stessa come Ah, con me. ok, va bene. Ah, però devo dirla sulla chat di Twitch, Se no li Allora, aspetta, selezioni li tengo con tutti via, eh. tipo giveaway. Metti un'altra. No, no, metti un'altra password. Ah, sì, è vero, c'hai ragione. Allora, aspetta, scusa. Negronarda, c'hai ragione. Allora, intanto in attesa, subito un po' di musica per allietarvi. User left your channel. Preparatevi per la grande custom, signori. Scriverò. La custom la stanno creando, ancora un attimo di pazienza. Devo joinare anch'io. E poi manda anche a me l'invito che ogni volta devo azzaffare. Ma cerca torneo. User joined your Allora, loro sono pronti, te la scrivo qua sotto la Sì, password. tanto non la Sì, vedono. manca solo il nome del. Manca solo il Il no... nome del. Allora, il nome del torneo contro i BPM. Perfetto. Contro i BPM. Comunque te l'ho sempre scritta qui. Ok. Allora, adesso entriamo io, te e Montone, dopo diamo la password ai viewers. Sì, io sono intanto già entrato. Ok, io.
Ok. Allora, pronti, la scrivo, eh. Via! La passo da ciao ciao! Oddio! Refuse Kha'Zix! No! Reboosted Kha'Zix! Attenzione! Xio, ti devi spostare, se no non lasci lo spazio a... Ah, cazzo! Perfetto, è rimasto ancora uno spazio libero, sì, vediamo chi sarà il prossimo. Ho trollato, vediamo chi sarà il fortunato. Ero convinto di essere, vedevo due persone nello spectator, ah, siamo io e Montone. No. Vediamo. Niente, 5. Master Game Demon 2, incredibile. Seba, come Seba Master. Abbiamo 3 MCS. Io per il momento pensavo che era 3 metri sopra i grips, non lo so. Niente. Devi... Allora. Vabbè, secondo l'esperienza di Saber non prenderebbe mai River contro Iveria. Ok, mischiamo i team? No! Niente! Diciamo che comunque l'elo più alto nella squadra del team 1 è un Silver 2. Sì, io mischierei. Un po' a senso unico. C'è un Diamond! Se no come possiamo fare? Almeno il Diamond contro il Platino. Almeno. No, così non dov'è il platino? Ah, chi vince fra Diamond e Refuse? Però chi è di loro che si sacrifica? Gli spaghetti hanno vinto, sì. Summer Cannone è arrivato purtroppo in ritardo. Sono finiti i posti per la spaghetta. No, facciamo. Cioè, se faccio come volete, cioè a me non comunque cambia niente. 5 di BPM contro 5 viewers, come avevo giustamente detto anche prima. Per voi BPM se... Dei BPM va bene così, si può startare. Quindi per me va bene così. Un membro e mettere refuse Rix contro, ah ok, già startato. E che cazzo sto scrivendo? Bene, è partito il game. Ti lasciano poco spazio qui. Già. Sì, esatto. Però vedo che segnala tutto. Perfetto. D'accordo, è ricominciato, sono cominciati i ban e viene subito bandito Rek'Sai. Accompagnato da Zed per la sua avversaria. Almeno mandate lo support. Dite a Saber di andare support. User disconnected from your channel. Chi è? Questa volta i BPM potranno rifarsi, mostrare, diciamo, la loro abilità contro i propri, contro i viewers, che sono di un livello sono un livello mischiato. Come dice Antini, Saber support con Yasuo sarebbe interessante.
Allora, i ban intanto risale Blanchirelli, Azalfis Braum. Chi resta libero? Tra finalmente bannato Irelia. Bannato Braum e Irelia, due picche che sono sempre stati comunque molto forti nel team ranked. LeBlanc bannato forse per evitare un altro abuso da parte, diciamo, dei BBM. Sabermaster che forse deciderà di prendere il Nidalee, ma intanto Virtuality locca immediatamente Wukong. Intanto un nome libero, Ye, fa una domanda interessante. Secondo voi arriverà mai LOL su Aoi Box? Tu che ne pensi, Xioi? No, che secondo me è impossibile che arrivi. Si vuole aumentare il tasso di mortalità infantile? Potrebbe essere un'idea. QLL? Secondo me non funzionerebbe bene perché gli RTS No, sono non lo poco so. facili da applicare sulle console. Ok. Se sono RTS Action già si può fare. Se avete detto Montone, scusa, stavo parlando con Broderino. Che non si può fare. Dicevo, se fosse RTS Action sarebbe plausibile. Plausibile perché è adatto per il genere delle console, mentre questo è più dedicato al genere dei PC, quindi tastiera e Sì, mouse. è più complesso questo. Esatto. Non può rendere allo stesso modo in una console con delle dinamiche così complesse. Poi i bambini giocherebbero Intanto tutto il io giorno a sto gioco.